la collega Ottomaniello per un aspetto a parte umano che abbiamo trattato, perché anche il poliziotto è un essere umano con i piaceri e i problemi di tutti quanti. La collega ha vissuto un'esperienza un attimino diversa che adesso ci racconta. Emozione dopo emozione, la comincio così. Io faccio parte di quelle poliziotte e poliziotti che hanno la fortuna, sfortuna di essere capitata in un conflitto a fuoco. L'aggravante che mi è successo 20 giorni dopo il termine del corso che ho fatto a Trieste, alla Scuola degli Agenti. Sono stata aggregata a Lignano Sabbiadoro e 20 giorni dopo il termine del corso ci siamo imbattuti in un rapinatore. Quindi, dopo averlo speronato perché lui scappava con uno scooter e noi lo inseguivamo con una macchina della volante, lo abbiamo speronato e arrestato senza dover rispondere al fuoco. Io lo ricordo proprio come il battesimo del fuoco. Lo vivo ancora, il ricordo lo vivo inconsciamente perché ero impreparata, ero proprio all'inizio della mia storia, però questo non mi ha spaventata. Ho capito in quel momento che era il lavoro che volevo fare, perché mi ha dato proprio la forza, la certezza che quello che avevo sempre sognato era proprio quello che volevo fare. È stato apprezzato questo nostro non rispondere al fuoco, tant'è che il questore di Udine all'epoca ci ha proposto per un avanzamento di carriera, quindi sono stata promossa per merito straordinario, sono passata da agente in prova ad agente scelto. Però di tutta questa storia quello che ricordo con più come cosa più bella è quello che ne è seguito dopo. Infatti sono stata riconosciuta come poliziotta che si è distinta in quell'anno per un'attività di polizia e conseguente a questo ho avuto il premio Emanuela Loi, ricordo della collega che purtroppo ha avuto una sorte peggiore, decisamente peggiore. Quindi ho avuto modo di conoscere i suoi familiari, la sua esistenza, quello che ha fatto in polizia fino allora, e questo mi ha dato veramente la spinta a continuare il mio lavoro di polizia con una grande umiltà e ricordo veramente di chi purtroppo non è più presente fra noi. E di questo sicuramente la cittadinanza è grata. Grazie.